Salve ragazzi, signori, cane pazzo che corre, gatto tormiglioni, tutti quanti. Oggi andremo a fare un tutorial. Non servirebbe. Comunque, tanto vi presento il sapone, Wixo nero. Non faccio rasatura, eh. Oggi no. Oggi vi faccio vedere un montaggio con questo. È un pennello della Zenith di cavallo extra soft. Come si fa un montaggio a stucco, un montaggio per un die e un montaggio per lo chavette. Se riusciamo facciamo tutto insieme. Intanto dobbiamo prendere questo sapone con la nostra palettina. Vedete che lo tiro in piano perché sennò mi cade. Lo metto dentro una ciotola. Adesso poi ve la faccio vedere. A stucco, farvi vedere che stucco, quando si fa stucco, cioè si dà l'acqua sul viso, sì, ma poi dopo il sapone non ti fa più passare l'acqua e ti rende il viso asciutto, il pelo non idratato. Sì, ti radi, per carità, ma finita la rasatura ti troverai col viso che ti tira e penserai che la rasatura è andata così, che la pelle è strezzata, una storia e l'altra. E giù di balsamo è. Ma rimane tirata la pelle perché è asciutta e per cui tende a irritarsi, anche se non vi brucerà, ma tende a irritarsi. Ok. Dunque. Fatto. Chiudiamo. Questo è il mio sapone da battaglia. Lo uso anche per radermi, eh. Buono. È di banco, ma va bene, va bene. Diamo una pulitina alla nostra palettina, mettiamo via. Eccolo qua. Ora lo schiacciamo. Mi sa che l'ho presa anche qui troppo. Vabbè, dai, tanto per far vedere. Non so se gli avevo dato 2 euro, 3 euro, boh, non mi ricordo più, ma è già qualche anno che ce l'ho lì, eh. Sì, andiamo a metterci un goccio d'acqua, acqua calda, ok. Andiamo a scorrere, questo qua è super super soffice. Faccio vedere anche per Michele, il montaggio col pennello di cavallo, non è difficile. Intanto ci andiamo a sciacquare la faccia, intanto che si ammorbidisce quel sapone. Sapete che tutti lo diciamo, che un sapone è un po' duro, un po' qui, un po' là, ma si monta ugualmente. Andiamo a bagnare il viso, facciamo prova sul viso. Ok. Allora facciamo prima una saponata a stucco con questo. Buttiamo via l'acqua che c'è. Ok. Si prende qua due dita. Si sta appena appena con le punte. Così. Ne ho già prelevato un po', bagniamo le punte leggermente, scarichiamo un po' il pennello e andiamo a prelevarne ancora. Bagniamo le punte, sempre si prende per qua. In modo che quando andate a schiacciare allungate le dita in modo da tenere il ciuffo più rigido, poi lo passate dietro in modo di alleggerirlo, in modo che caricate. Finché lo strofinate ogni tanto alleggerite e poi stringete. Accendiamo la luce un attimo, ecco qua.
Questo sarà a stucco. Bagniamo un po' le punte. Ok. Ora ci metteremo qualche goccia d'acqua, in modo che dopo avremo una saponata un po' più densa. No, avremo una saponata più liquida, non densa. Dunque, questo è... Questo qua, vedete com'è? Sembra molto protettivo, no? Ma non lascia passare l'acqua. Ce ne vuole poi molta. Vi fate un gran schiumone, succede, poi dopo mettete acqua, vi viene molta crema, molta schiuma e dà anche fastidio. Sì, dopo ci passa. Invece se viene già fatto un premontaggio con la giusta dose di acqua, non viene tanta schiuma, viene una saponata compatta ma idratata. Allora sì che il pelo rimane bello bagnato sotto e sopra rimane una bella crema lucida. Vedete? Questa è la saponata a stucco. Adesso io se voglio più andarla a idratare, che uno dice ci andiamo a idratare così, vedete, cioè sembra protezione perché rimane sotto sapone, ma non protegge niente, cioè è tutto saponata dura, ma non è bagnata, non penetra, perché questa crema qua a stucco tiene schiacciato la guancia impermeabile, rendendola impermeabile, in poche parole, non passa acqua, per cui poi uno vuole correggere, mette acqua e cresce. Faccio vedere. Andiamo a prelevare con un po' di acqua. Vedete? Sotto è rimasto, ormai è rimasto impermeabile, sotto il sapone è talmente duro è rimasto che non va più sotto. Adesso cosa facciamo? In questo modo qua l'acqua non passa più, non riesce più a fare una bella saponata come si deve. E protezione, che protezione? Il pelo è rimasto asciutto, non passa. Adesso noi andiamo a tirar via e facciamo una saponata da DE. Questo si può andare bene per il DE, per carità, però quando avete finito la radatura ha voglia di mettere balsamo e dopo barba, la pelle resterà sempre tirata, ve ne accorgete quando avete fatto tutto, che dopo un po' sentite, quando aprite la bocca sentite la pelle che tira, perché avete fatto una radatura che di acqua sotto non ce n'era, sopra il sapone ha voglia di acqua se ce ne va, ma non ci fa nulla, quell'acqua sopra il sapone non serve a niente. Ora ci andiamo a bagnare il viso veramente, infatti la faccia era asciutta, perché c'era il sapone senza acqua, era stucco e non dava sfogo, ecco. Ora sì, adesso il viso è bagnato. Adesso qua c'è dell'acqua, abbiamo sciolto il sapone, così andiamo a bagnare, facciamo una saponata che può andare bene per un DE, poi faremo una saponata che va bene per uno chavet. Andiamo a prelevarlo un po'. Ok. Quasi asciutto, diciamo. Andiamo a bagnare bene. Dita sempre nel ciuffo per sentire quanto, vedete? Questa è idratata. Già partita dalla fonte. Bella, cremosa, acquosa. Questo per il DE è ideale.
ed è un pennello extra soft, eppure vedete com'è la crema ora. Ora regala anche la protezione. Visto come si è montata subito e se toccate rimane bella compatta, vedete che viene via perché c'è l'acqua ora. Ora sì che l'acqua passa sotto e bagna il pelo, lo va a idratare, si ammorbidisce. La crema è compatta per la sua protezione, ma bella idratata. E quando avete finito la rasatura col DE non sarà pelle tirata, non vi tirerà la pelle, vedete? Questa è, prima io questo qua non lo potevo fare perché era stucco e non davo più, cioè davo sapone, ma sapone asciutto davo. Quando fa così vuol dire che c'è acqua e così andiamo a mollare il pelo. E un altro consiglio, non mi permetto, io così non lo faccio. Questo vuol dire non smuovere il pelo, vuol dire accarezzare il pelo ma senza smuoverlo. E cosa fai? Cioè è come non aver fatto la spennellata. Va smosso il pelo così su e giù. Se non volete fare questi movimenti qua, fate su e giù le dita, faccio irrigidire il pelo, vedete com'è lo sagomo. Per esempio qua metto due dita qua, lo faccio più piatto vicino all'orecchia, perché vabbè ora c'ho i baffi, sennò anche qua dita sempre piatte così. Invece per il viso prendo qua in modo che si allarghi il ciuffo. Le dita serve per lavorare nel ciuffo, sentire il pelo col dito, senti quando si ammorbidisce, e modellare il ciuffo dalla zona che devi lavorare. Qua voglio il ciuffo più duro, lo vengo a prendere qua, così. Non metto le dita nel manico e non sporcarmi le dita, che non lavora per niente il pennello. Il pennello accarezza il pelo così. E cosa ci fai? Dai lo smalto, dai. Smalto i termosifoni, la pittura, ma il pelo non si smuove. Va bello girare, schiacciare, ma con le dita le punte sono rigide e il pelo si smuove, anche se è un ciuffo soft, ma si smuove il pelo così, schiacciare e dargli acqua, vedete la crema com'è, bella bagnata, lucida, si smuove e il pelo è bello idratato. Ma se io faccio così, il pelo non si smuove, ci faccio il solletico. Vedete? Questo non è dare crema. Allora gliela dai un pochettino, così, prendi il rasoio e già fatto. Ma non è così. Va lavorato. Il pennello, il ciuffo va lavorato. Bisogna sporcarsi le mani, le dita. Se non te le sporchi vuol dire che hai dato lo smalto ai termosifoni. Devi sentirlo, devi sentire qua il pelo. Devi modellare il ciuffo per lavorare, non puoi sempre tenerlo schiacciato e fare così. Cosa fai così, quando il pennello è schiacciato? Va grattato il pelo, smosso, alzato, se no non lo alzi, così. Vedi come si gonfia il sapone, così. Non così che ci fate il solletico, vedete già come si è gonfiato? Tanto semplice. Ora questa è una saponata per DE perché è compatta, vedete come si pulisce qua, il rasoio scivola e la crema è bella compatta, va bene così, vedete, si pulisce. Prima stucco toglievi ma non veniva via perché teneva impermeabilizzato il pelo, l'acqua non ci andava. Cosa ti radi che ti vai a irritare, basta. Io parlo per me, si intende. Ora ce l'andiamo a togliere e facciamo una saponata per chiavette che è leggermente più compatta ma molto più acquosa.
Vedete che è tutta acqua adesso sotto. Sotto è acqua. Il pelo è morbidissimo ora. Ma quando è a stucco non è morbido per niente. Batida de coco. Ok, fatti vedere, sì, ce n'è ancora. Bene, ora andiamo a mettere qua qualche goccia di acqua, un po' di più. Ok. Adesso ho fatto tipo un latte. Vedete che è molto acquosa? È come se si è creato un latte. Però va lavorato un po', va inglobato dentro tutto il sapone, che è ancora qua solido. Sapete che questo, vedete, le dita le tengo nel ciuffo in modo proprio a filo, in modo che il pelo rimane rigido. Così. Il pelo, se l'ho toccato ora, è morbido perché l'acqua è passata. Ma se fate la saponata in compatta, cioè a stucco, poi gli mettete l'acqua sopra, sì, viene bella lucida, come si dice, ma sotto ormai non ci passa più l'acqua, perché il stucco, cioè la saponata dura, rimane incollata al viso, non la sciogli più, perché sotto è rimasto asciutto. Per cui va preparata già cosa dall'inizio, bagnarsi il viso e poi darci la saponata. E tra una rasatura e un'altra, bagnarsi il viso e poi saponare. Mai farsi saponata, rasatura e poi un'altra saponata. E la faccia rimane asciutta, non bagnata. Ha bisogno di acqua il viso, idratato, perché il rasoio, vuoi o non vuoi, un po' di pelle te la porta via. È un micro, quello che vuoi, ma diventa irritabile, subito si irrita. Allora ci metti l'acqua, in modo che assorbe e si idrata, l'irritazione è sempre un po' meno, e quando è finita la rasatura gli dai un po' di barba, un po' di dopo barba, ma non ti senti la pelle tirare, te la senti bene. Vedete come è diventato? Deve essere sempre compatto, ma molto pieno di acqua, e lo sciavetto scivola benissimo. Ci andiamo a bagnare il viso, così. Ok, 17 minuti. Se vedete, vedete com'è? Ok. Pennello è pieno di schiuma, ma è tutta acqua. Dita sempre qua. È compatta ma è ricca d'acqua. Questa è la saponata per chalette. Vedete qua come faccio? Vedete il ciuffo come rimane? E vado vicino all'orecchia. Così è gratto che il pelo rimane bello rigido. Anche se è un pennello extra soft, ma è rigido in questo modo qua. Non lo faccio lavorare appena il pennello tenendolo per il manico. Ma non esiste. Qua vicino al pizzo, così. Se dovete lavorare col ciuffo completamente aperto così, cos'è che muovete? Non potete, come fate? Cioè, appena tenendo appena il pennello in questo modo qua, col coso aperto, e ci fate il giro tondo. Dovete tenerlo schiacciato, dovete formare una specie di triangolo, in modo che lavora al centro e si smuove tutto il pelo, e si inclina, si lavora, bisogna lavorare di polso col pennello. Farci tutti i lavori possibili. Non serve fare soltanto così e poi passare a ciuffo aperto. No, così, dita, il ciuffo, strofinare, alzare il pelo, muoversi, tutto. Puoi girare, ma tenendo tipo un triangolino, così, in questo modo. Vedete che lavora tutto il viso? E il pelo è rigido. Vedete la schiuma come fa? Questa è una saponata per chalette, che
leggermente compatto, non molto compatto, leggermente molto acquosa, e lo sciavetto scivola che è una meraviglia e non si irrita. Ed è un ciuffo di cavallo extra soft. Col maiale meglio ancora, ma va sempre messo le dita nel ciuffo, le mani bisogna sporcarle di sapone. Sono andato a fare gli imbianchini, andare a pitturare, perché se fate così, che cosa date? Si appoggia il sapone, basta. Strofinare, grattare, il pelo si deve alzare, mettergli sotto, è come se prendete una pianta che va giù e gli scopate sopra, gli buttate acqua sopra, va alzata la pianta e darci l'acqua sotto e poi la butti giù, e per la riarsi e la ributti giù. Come un prato verde. Per tagliarlo ci vuole che devi alzarlo e abbassarlo e via. Se no, no non togli via niente. Ecco qua. Questa è una signora saponata per sciavetto, che qui la lama scivola ed è la tua protezione, perché il sapone è compatto ma ricco d'acqua. Semplice. E se toccate qua, è bello, massiccio il sapone e vi protegge, ma è ricco d'acqua. Queste sono state le tre passate che avevo fatto vedere. Ora andiamo a togliere. Guardate con un dito, vedete come viene bello pulito? Semplice, perché è ricco d'acqua, però ti è anche protetto, perché è rimasto compatto. Questo quando dico che il sapone deve stare compatto, ma deve dare anche la sua idratazione, sennò è inutile, sennò avrai sempre la pelle tirata. Quando finisci di raderti e tirata, metti dopo barba, basta, metti tutto quello che vuoi. Poi ognuno è libero di fare come vuole, perché in realtà c'è gente che si trova bene con la pelle asciutta a radersi, però dopo mette la crema idratante. Cioè, se metti la crema idratante vuol dire che il tuo viso aveva bisogno di acqua che te non hai messo. Con la crema idratante lì ce la metti, ma molto relativo, e ti senti la pelle tirare, e ci sarà un motivo, no? Io ci metto il balsamo perché mi piace tutto, ma non perché mi sento la pelle tirare. Mi piace mettere i prodotti perché mi piace metterci, ma non perché ne ho bisogno, assolutamente. Perché quando ho iniziato io non è che c'era tanti prodotti da mettere. Con mio padre proprio, acqua fresca e vai. E è stato per lui a insegnarmi come bisogna fare per non sentire la pelle tirare e tutte quelle storie lì. Ma spero di essere stato chiaro, spero. Poi io, ma siete liberi di fare come meglio credete, eh? Io, il mio punto di vista, di come la vedo io la saponata. Acqua, acqua, acqua. Il sapone deve essere un contenitore, è il sapone stesso lui che rilascia l'acqua da mettere nel viso, non deve essere il sapone che ti rende invece impermeabile la faccia, che gli acqua non ce ne va, ci va sempre acqua, e tra una saponata e l'altra, acqua, il viso deve essere sempre ricco d'acqua, il rasoio non perdona, la lametta te la irrita, per cui ci metterà acqua. Acqua tiepida, calda, qualcosa, basta che sia acqua, si deve bagnare il viso. Se mettete l'acqua fredda, cosa succede? Si toglie via l'irritazione, tende a chiudere i pori, stringe la barba e fate più fatica. Per cui acqua tiepida, non bollente, neanche troppo calda, tiepida che va bene. Rimane il pelo morbido, il poro rimane libero, il pelo non viene stretto, passi il rasoio, bello, liscio. La crema gli dà protezione, è arricchimento di acqua, la nutre, che il sapone deve anche nutrire il viso, e quella è la radatura, semplicissimo. Signori, io spero di essere stato chiaro, poi ognuno fa come meglio crede. Io ho fatto vedere come le uso io le saponate, ho fatto vedere che mettendo a stucco l'acqua non passa più, infatti se togliete col dito rimane sotto bianco, rimane lacido. E se ci metti l'acqua ci scorre fuori sopra e il pelo rimane asciutto completamente, e quando vi radete, sì, potete fare tutte le radature, il pelo lo tagliate, ma per forza è una lametta, taglia il pelo, però poi alla fine sentite qua tirare, la tirare, un leggero bruciore, ma non è nulla, qua, e invece no,
Provate a mettere acqua e vedete come cambia la solfa. Comunque, fate come meglio credete. Io, la pelle, bellissima. E dopo questa, io vi auguro una buona serata, un buon divertimento e un buon giorno se lo vedete domani mattina il video. Ciao bei bimbi a tutti!